Ciao amici, come state? Com'è andata la vostra settimana? Volevo dire una cosa utile a tutti gli amici super impegnati e super stressati. E non intendo solo al lavoro, ma anche a casa e nelle relazioni. Uno dei tuoi soliti predicozzi? Ma che predicozzi? Ma cosa dici? Una perla di saggezza? Ma cosa dici? Sono consigli utili per la salute e il benessere. Quello che voglio dire è questo. Sento spesso dire dalle persone che vengono da me queste parole: sì, è vero, devo adottare uno stile di vita più sano. Appena un attimo di calma mi organizzo. Il fatto è questo: non bisogna aspettare di avere un attimo di calma per avere cura di sé, ma il contrario, cioè. Bisogna iniziare ad avere cura di sé mentre si è dentro il frullatore. Solo così si può trovare il modo di rallentare e trovare la calma e il benessere. Io lo dico sempre, se non sapete come fare, ci sono i miei video, ce ne sono tantissimi con consigli su alimentazione, vita eco-bio, cosmetici fatti in casa, ricette fai da te. Andate a vederli e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. È facile, basta. Un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vederli quando escono. Voglio ricordarvi una notizia: novembre sarà un mese speciale. Oggi vi dico perché, per tre motivi. Primo, è il mese in cui sono nata io. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Aspetta, è ancora presto, ve lo dirò quando sarà il momento. Secondo motivo, novembre è il mese dedicato alla cura e alla prevenzione della prostata e a questo proposito, più che novembre, dovremmo chiamarlo Movembre. Sì, Movember al posto di November, ma ci puoi spiegare? È una specie di challenge che inizia il primo di novembre. Chi ha la barba la taglia completamente lasciando solo i baffi. Chi invece è sbarbato si fa crescere i baffi, dei baffi perfetti. Quando qualcuno nota il cambiamento e chiede: oh, cosa hai fatto? Perché? Il mo bro, si dice così in inglese, cioè fratello di baffi, gli spiega che novembre è il mese della sensibilizzazione per i problemi maschili e per la prostata e invita la persona a informarsi, a fare un controllo della prostata, a fare qualcosa. Vi piace l'idea di sostenere questa causa in qualche modo? Fatemelo sapere nel sondaggio che trovate nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto. Così farò un video dedicato agli amici maschietti proprio per questo mese di novembre con questa challenge. Terza cosa riguardo a novembre, è anche il mese vegan, stile alimentare a me caro, e quindi ne vorrò parlare con ricettine, trucchetti, modi facili di avvicinarsi a questa alimentazione, ma senza commettere quegli errori che possono costare caro in termini di salute. Oh, quanta aspettativa! Sono in fibrillazione! Intanto, se vi piace l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E vediamo i video di questa settimana adesso. I tre oli essenziali più potenti di sempre contro il naso chiuso, ma con il segreto per farli funzionare veramente. Come combattere le occhiaie scure con tre rimedi insoliti. Vi farò vedere un'altra delle mie colazioni che hanno risolto tantissimi problemi perché è velocissima, è sana, è light, è senza glutine, è senza grassi, è proteica, sazia ed è pure buonissima. Vedrete. Magari mi fa venire voglia di alzarmi al mattino, già mi viene voglia di mangiarla. E ci credo! Come sempre, condividete questo video sui vostri social con gli amici. Facciamo crescere il canale insieme. Diventate anche voi portatori sani di salute, come me. E mi trovate anche su Instagram e sulla mia pagina di Facebook, Simona Vignali Naturopata. Andate a trovarmi. Nei commenti scrivetemi le vostre esperienze. Io cerco di rispondere a tutti il più possibile. Nel frattempo, sempre trendy e sani. Con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!